Allora, queste sono le tre relazioni scalari che abbiamo ottenuto prima, imponendo l'equilibrio delle forze agenti sul nostro cubetto infinitesimo dW. Quindi la prima equazione ci dice sostanzialmente che la pressione non cambia lungo l'asse X. La seconda equazione ci dice che la pressione non cambia lungo l'asse Y. E la terza invece ci dice che la pressione cambia lungo l'asse Z. Quindi quello che possiamo dire è che nel piano XY la pressione è costante, cioè in idrostatica i piani orizzontali sono isobari. Per come ho scelto io gli assi, perché l'asse Z l'ho preso verticale, il piano XY è un piano orizzontale. Quindi noi stiamo dicendo che nel piano XY la pressione non cambia. Quindi, e questo vale per tutti i piani orizzontali. Quindi tutti i punti che si trovano in uno stesso piano orizzontale hanno la stessa pressione. Prima cosa. La terza relazione invece ci dice che la pressione varia lungo Z e varia linearmente proporzionatamente al peso specifico del fluido. Anzi, adesso vediamo che questa relazione ci dice che i piani che si trovano più in basso rispetto al pelo libero, quindi diciamo a una profondità maggiore, hanno una maggiore pressione. Prendiamo per esempio serbatoio. Faccio l'esempio più semplice, un serbatoio contenente un liquido di peso specifico gamma. Allora, innanzitutto il pelo libero del liquido, quindi la superficie di contatto tra l'acqua, il liquido, l'acqua e l'atmosfera è sicuramente orizzontale. Perché? Perché questo è un piano a pressione atmosferica, cioè tutti i punti di questo piano, di questa superficie libera, si trovano a pressione atmosferica. Quindi quando abbiamo un serbatoio aperto e l'acqua a contatto con l'atmosfera, il pelo libero, cioè il piano di separazione tra l'acqua e l'atmosfera, è sempre orizzontale. Questa bottiglietta d'acqua, allora, pelo libero orizzontale. Se inclino la bottiglietta, il pelo libero sempre orizzontale. Ok? E questo ce lo dicono le prime due equazioni.
facciamo l'ingegnere. Prendiamo due punti all'interno del nostro serbatoio che si troveranno, diciamo, a quota diversa. Quindi uno si trova a una distanza dal fondo z1 e l'altro a una distanza dal fondo z2, punti 1 e 2. Allora, questa equazione, se la vado a integrare tra i punti 1 e 2, che cosa mi dice? Che dp è uguale a meno gamma dz. Posso passare, guardate, sono passata dalla derivata parziale alla derivata totale. Questo lo posso fare perché comunque quelle due derivate sono nulle, quindi la derivata lungo z è totale perché le altre due derivate parziali sono nulle. Quindi questo mi dice, cioè lo posso scrivere come p con 2 meno p con 1, quindi la differenza tra la pressione nel punto 2 meno la pressione nel punto 1, meno gamma z2 meno z1. Allora posso dire che p con 2 per farmi la differenza z2 in questo caso è più piccolo di z1, quindi di fatto questo termine diciamo è meno delta, cioè è la distanza presa con il segno meno tra i due punti. Quindi P con 2 è uguale a P con 1 meno gamma per meno delta. Capito perché è meno delta? Cioè delta è il valore assoluto della distanza z con 1 meno z con 2. Siccome z con 2 è più piccolo, io ho scritto qui z con 2 meno z con 1, questa quantità è meno delta. Quindi p con 2 è uguale a p con 1 più gamma delta. Quindi la pressione del punto che si trova più in basso è uguale alla pressione del punto che si trova più in alto più gamma che moltiplica la differenza tra le due quote. Quindi lo vediamo da qua, questa pressione, cioè dp su dz meno gamma, che vuol dire che la variazione di pressione, cioè la derivata è costante, che vuol dire che la funzione pressione varia linearmente lungo z. Quindi la pressione è soltanto funzione di z, quindi non dipende più da x e y perché è costante il piano, cioè o meglio sì, è funzione di z e lungo z varia linearmente e la variazione è proporzionale al peso specifico. Allora, quindi questo risultato probabilmente dall'esperienza già lo conoscevate, nel senso che
se andate sott'acqua, man mano che andate in profondità, la pressione aumenta. Okay? Quindi mi raccomando, quando farete gli esercizi, fate attenzione se per caso, facendo i calcoli, vi trovate che la pressione nel punto più in basso è minore di quella del punto più in alto, vuol dire che state sbagliando. Okay? Questo, diciamo, è fondamentale negli esercizi, ma in generale nell'ingegneria, avere il senso fisico delle cose. Può capitare un errore di calcolo, di segno nell'esercizio, eccetera. Non è consentito, perché poi dopo, quando uno andrà a lavorare, non può sbagliare. Però voglio dire, è ancora più grave fare l'errore di calcolo e non accorgersene. Per esempio, fare un errore di calcolo e dire che quindi la pressione del punto che sta più in basso è minore di quella che sta più in alto. Cioè, se vi viene un risultato che è fisicamente non possibile, allora ritornate indietro, ricontrollate, rifate l'esercizio, chiedete. Però, cioè, mi raccomando, quando avete un risultato, guardatelo, leggetelo sempre pensando alla fisica del fenomeno. Da questa relazione, in realtà, quindi le equazioni indefinite dell'idrostatica ci dicono questo: in forma scalare sono date da quelle tre relazioni. Queste tre relazioni quindi insieme rappresentano le equazioni indefinite dell'idrostatica. Queste sono, le possiamo scrivere anche in forma vettoriale. Cioè, questa è l'equazione proiettata lungo x, questa lungo y, questa lungo z. La posso scrivere, queste tre le posso scrivere in forma vettoriale in questo modo, cioè gradiente di p, perché il vettore con queste tre componenti è il gradiente della pressione, uguale a meno rho forza di massa per unità di massa, che avevamo definito come il vettore di componenti 0, 0 e meno g. Quindi quelle tre in forma vettoriale le posso scrivere come il gradiente della pressione uguale a rho per f piccolo m. Lo scrivo giusto perché sui libri la potete, cioè la forma vettoriale è una forma più compatta, quindi in genere trovate quella sui libri. Poi magari per semplicità noi facciamo riferimento alle tre equazioni proiettate sui tre assi, però vi ripeto, sono esattamente la stessa cosa. Quelle le equazioni, tutte le tre le equazioni scritte in forma vettoriale, quelle sono le tre le proiezioni proiettate sui tre assi, come le abbiamo poi ottenute. Ritorniamo un attimo alla terza equazione, da cui poi abbiamo ricavato
diciamo, la relazione tra la pressione nel punto 2 e la pressione nel punto 1. Dividiamo tutto per gamma. Vi ricordo che gamma per noi è costante perché noi stiamo considerando un fluido incomprimibile. Fluido incomprimibile significa densità costante e quindi anche peso specifico costante. Quindi, da questa relazione noi possiamo dire che z con 1 più p con 1 diviso gamma è uguale a z con 2 più p con 2 diviso gamma. Okay. È un altro modo di scrivere quello che abbiamo scritto prima. Questa quantità però, la quantità in generale, la quantità z più p su gamma è una quantità per noi molto importante, una grandezza, diciamo, importante, che chiamiamo quota piezometrica. Quindi la quota piezometrica è innanzitutto la somma di due termini, ok? È la somma di z, che è la quota di un punto, quindi la quota piezometrica in un punto è somma di due termini. La quota geometrica del punto, ovviamente definita rispetto a un piano di riferimento che bisogna specificare, più la quantità P diviso gamma, cioè pressione diviso peso specifico. Questa quantità P diviso gamma, anche questa è importante. Quindi la quantità P diviso gamma si chiama altezza piezometrica. La somma della quota geometrica più l'altezza piezometrica si chiama quota piezometrica. Okay, queste sono delle definizioni. Tanto, secondo, già il nome, diciamo, vi dovrebbe aiutare, ma secondo voi z è la quota geometrica, è proprio la quota. Ok? Già, allora, secondo voi, domanda, l'altezza piezometrica che dimensioni ha? In metri, allora deve avere per forza le dimensioni di metri, altrimenti non la potrei sommare a una quota, cioè z è una quota e quindi sicuramente si misura in metri, è una lunghezza, dimensionalmente è una lunghezza. Anche l'altezza piezometrica dimensionalmente è una lunghezza e questo verifichiamolo.
forza per unità di superficie. Gamma, il peso specifico, è una forza per unità di volume. E quindi l'altezza piezometrica dimensionalmente è una lunghezza, per questo poi si chiama altezza. In realtà, se volete, è un modo per esprimere la pressione in metri. Cioè, mi spiego meglio. Spesso voi potete sentir dire c'è una pressione di 3 metri. Cioè, per esempio, c'è una regola, diciamo, per dimensionare le reti idriche, cioè quelle che portano l'acqua nelle varie case, è che sul piano più alto dell'edificio più alto del paese ci deve essere almeno una pressione dell'acqua di almeno 3 metri. Questo, diciamo, per garantire che l'acqua arrivi all'ultimo piano del palazzo più alto. Uno potrebbe dire: ma che significa una pressione di 3 metri? La pressione mica si misura in metri, si misura in newton a metro quadrato. Significa che il valore della pressione diviso il peso specifico dell'acqua, cioè il gamma dell'acqua, è uguale a 3 metri. Quindi vuol dire che i 3 metri sono in realtà non la pressione, ma l'altezza piezometrica. Altezza piezometrica definita come la pressione diviso il peso specifico dell'acqua. Quindi in questo senso a volte si dice la pressione di 3 metri, di 4 metri. Vuol dire che non si sta parlando della pressione, ma dell'altezza piezometrica. Quindi l'altezza piezometrica è praticamente un altro modo, cioè è il modo di esprimere la pressione che agisce in un punto in termini di colonna d'acqua, noi diciamo, cioè in termini, cioè considerando la pressione diviso il peso specifico dell'acqua. Questa relazione, quindi, che cosa ci dice? Che la quota piezometrica nel punto 1 è uguale alla quota piezometrica nel punto 2. Okay. I punti 1 e 2 sono dei punti qualsiasi che io ho preso. Quindi questa relazione ci dice che in tutti i punti di questo mio volume d'acqua la quota piezometrica è uguale. Quindi, se ho un fluido incomprimibile, in quiete, è soggetto alla forza di gravità, come diciamo, quindi pesante, noi diciamo, un fluido pesante è un fluido che è soggetto alla forza di gravità, la quota piezometrica in tutti i punti di questo fluido è costante. Questa, diciamo, questo che ho enunciato è anche conosciuta come legge di Stevino. Magari l'avete sentita, diciamo, nominare. Stevino. Stevin, in realtà, poi in italiano diciamo Stevino. Quindi thank you.
prendiamo per esempio il volumetto di fluido rappresentato in figura, no? Allora, quello che vedete è che sulle due basi, cioè diciamo la base inferiore e la base superiore, le pressioni sono costanti. Quelle freccette che vedete sono appunto le pressioni, cioè lo sforzo. Più che le pressioni, la pressione diciamo è il modulo dello sforzo interno. Quindi le freccette rappresentano i vari sforzi interni, però diciamo poi in termini di modulo di fatto lo sforzo interno è uguale alla pressione. Quindi se vedete sulle superfici orizzontali superiore e inferiore, le pressioni sono costanti, come abbiamo detto, però sono diverse, nel senso che sulla superficie inferiore le pressioni ovviamente sono maggiori, mentre invece vedete sulle pareti laterali la pressione varia linearmente, cioè e aumenta man mano che vado verso il basso. Ok, vabbè, premesso che avevo scambiato i numeri, vabbè. Quindi noi lavoreremo ovviamente in idrostatica, vi ho detto, lavoreremo sul calcolo delle pressioni sostanzialmente in un fluido. E noi facciamo una distinzione tra, parliamo di pressioni assolute e pressioni relative. Vediamo un attimo di cosa si tratta. Quindi sul nostro fluido, sulla nostra superficie, agisce una certa pressione che rappresenta la pressione assoluta. Poi noi definiamo la pressione relativa cioè noi definiamo la pressione relativa come la pressione assoluta meno la pressione atmosferica. Questa diciamo è una convenzione, diciamo noi useremo spesso le pressioni relative semplicemente perché vedrete che c'è più comodo dal punto di vista dei calcoli. Però ovviamente o considero le pressioni relative o considero le pressioni assolute, il risultato non è che cambia, è solo scalato di una quantità pari proprio alla pressione atmosferica. Noi tratteremo situazioni, cioè per l'idraulica, noi consideriamo pressioni soltanto pressioni assolute positive, cioè a noi interessano soltanto gli sforzi di compressione. Quindi per noi la pressione assoluta è maggiore o al limite uguale a zero. Che cosa vuol dire questo? Che se la pressione assoluta è maggiore della pressione atmosferica,
La pressione relativa com'è? Positiva. La pressione assoluta è minore della pressione atmosferica, la pressione relativa è negativa. Quindi, mentre per noi la pressione assoluta è sempre maggiore o al limite uguale a zero, la pressione relativa può essere anche minore di zero. Cioè posso avere pressioni relative positive oppure negative, a seconda se la pressione assoluta è maggiore o minore della pressione atmosferica. Però attenzione, se la pressione assoluta è uguale a zero, la pressione relativa è uguale a meno la pressione atmosferica. Quindi, e questo è il valore minimo che può assumere la pressione relativa. Una pressione relativa quindi può essere negativa, ma fino a un certo punto. Cioè, non può essere in valore negativa e in valore assoluto più piccola della pressione atmosferica. Questo perché noi spesso, cioè vi ho detto, lo facciamo perché ci fa comodo. Vediamo perché, diciamo, è più comodo operare con le pressioni relative. Perché consideriamo sempre il nostro serbatoio, no? Con l'acqua. Allora, la pressione sul pelo libero, la pressione assoluta è uguale alla pressione atmosferica, ok? Quindi la pressione relativa è uguale a zero, cioè l'ultimo caso che mancava lì è il caso in cui la pressione assoluta è uguale alla pressione atmosferica. In questo caso la pressione relativa è nulla. Allora, se io voglio calcolare la pressione in un generico punto A, è facile perché prendo un altro generico punto sul pelo libero, B. Allora, per quello che ho scritto prima, io ho che P con A è uguale a P con B più gamma per questa distanza delta. Se io ragiono in termini di pressioni relative, P con B è uguale a zero. E quindi dal punto di vista proprio dei calcoli, la cosa è più semplice. Siccome nell'ambito dell'ingegneria civile spesso noi abbiamo l'acqua a contatto con l'atmosfera, quindi spesso il pelo libero si trova a pressione atmosferica, lavorare con le pressioni relative è più comodo, è semplicemente più comodo. Per cui
normalmente noi faremo riferimento sempre alle pressioni relative, a meno che non c'è un esplicita riferimento. Ovviamente nel momento in cui io so che la pressione relativa, questa quindi è la pressione relativa in A è uguale a gamma su delta, se voglio la pressione assoluta basta che sommo la pressione relativa, sommo alla pressione relativa la pressione atmosferica. Quindi se conosco le pressioni relative, di fatto conosco anche le pressioni assolute. Tanto per completare il discorso, la pressione atmosferica espressa in termini di colonna d'acqua, cioè la pressione atmosferica espressa in termini di altezza piezometrica è pari a 10.33 metri. Questo è un numero che vi servirà, ve lo dico, poi ce lo ricordiamo. Cioè vuol dire che la pressione atmosferica diviso il gamma dell'acqua è pari a 10, peso specifico, a 10.33 metri. Bene, questo vabbè, la stessa cosa che ho scritto qui, quello che vedete in diapositiva, vabbè, quello che abbiamo appena fatto. Andiamo a punto 1 e punto 2 qua. Ok. Quindi, per quello che abbiamo detto prima, preso un qualsiasi punto all'interno del serbatoio, facendo riferimento alle pressioni relative, la pressione in un punto è data da gamma per l'affondamento del baricentro, l'affondamento del punto. L'affondamento del punto significa quanto il punto che io sto considerando sta al di sotto del pelo libero. Quindi, come abbiamo detto prima, la pressione nel punto 2 è pari a gamma per H, dove H è la quantità, cioè di quanto il punto 2 si trova al di sotto del pelo libero. Questo però, vi ricordo, in termini di pressioni relative. Vediamo un attimo qualche esempio. Guardate un attimo questa figura. Allora, un fondo un po' strano, contenitore con un fondo un po' strano contenente dell'acqua. I punti B, C, D, E, F, G hanno la stessa pressione? Sì, perché si trovano tutti sullo stesso piano orizzontale. Okay? Anche se poi lo sforzo è diretto in maniera diversa, però la pressione, cioè il modulo dello sforzo, è uguale. Domanda, in questo, cioè nella base più, in una di queste insenature, diciamo, di questo strano serbatoio, c'è del mercurio. Come vedete, il mercurio si trova più in basso,
perché si trova più in basso rispetto all'acqua? Ha una diversa densità. Il mercurio ha un peso specifico più alto, una densità più alta rispetto a quella dell'acqua, e quindi si trova più in basso. Mercurio e acqua sono dei fluidi immiscibili, cioè non si mescolano tra di loro, così come l'acqua e l'olio. Solo che è al contrario, l'olio ha una densità minore, infatti se mettete acqua e l'olio poi vedete che l'olio si mette sopra e l'acqua sotto. I punti H e I hanno la stessa pressione? No. È perché? Perché innanzitutto non hanno la stessa pressione perché non è lo stesso fluido. Okay. Quindi quello che abbiamo detto, la legge di Stevino, anche la relazione, questa relazione, cioè la relazione che ci dice come va, cioè ovviamente questa relazione vale in un fluido omogeneo, cioè vale in un fluido con un certo peso specifico. Se cambio fluido cambia peso specifico. Quindi là, anche se i punti H e I si trovano sullo stesso piano orizzontale, non appartengono allo stesso fluido e quindi non hanno la stessa pressione, proprio perché la pressione, come diceva lui, dipende dal peso specifico. E lì il peso specifico è diverso. Quindi fate attenzione, diciamo, tutto quello che abbiamo detto vale all'interno di un fluido omogeneo. Ultima considerazione se guardate la parete verticale, vabbè, ovviamente le pressioni sono orizzontali, vabbè. Invece a sinistra vedete che c'è un diagramma che rappresenta l'andamento delle pressioni sulla parete verticale. Fra un attimo vedremo anche meglio in dettaglio, però si vede quello che abbiamo detto, cioè si vede che man mano che vado verso il basso, cioè aumenta la profondità, aumenta la pressione. Quello è un diagramma delle pressioni. Secondo voi che rappresenta le pressioni relative o le pressioni assolute? Quello è un diagramma di pressioni assolute, adesso lo vediamo tra un attimo, perché sul pelo libero la pressione è pari alla pressione atmosferica, non è zero. Se fosse stato tracciato in termini di pressioni relative, al pelo libero avrebbe avuto una pressione relativa pari a zero. Quindi mi raccomando, non vi confondete, cioè questo per ricordarvi, non confondervi relativamente ai piani isobari. Cioè è vero che i piani orizzontali sono isobari, ma solo se però siamo in uno stesso fluido. Ok? Poi vediamo un po', allora supponiamo, allora se volete facciamo un attimo di pausa, ok, poi